Eccoci, ci siamo. Da qua? Sì. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Ci scusiamo innanzitutto per questi minuti di ritardo, ma abbiamo avuto qualche problema tecnico con l'ospite che avremo oggi e che spero riuscirà a raggiungerci a breve. Bentornati a Casa La Terza, questo è il nostro appuntamento delle 12 che sta andando avanti da qualche settimana. Io mi chiamo Lia Di Trapani, sono un editor della casa editrice e oggi vi ospitiamo davvero in casa perché vi sto parlando dalla sede romana della casa editrice. Quest'oggi faremo una chiacchierata, sperando di riuscirci risolvendo i problemi che abbiamo avuto con Instagram fino a qualche minuto fa con le prove, con Alessandro Perissinotto. Alessandro Perissinotto, è professore all'Università di Torino e titolare di un corso di storytelling. Alessandro ha pubblicato con noi un paio di mesi fa questo libro, che si vede qui al contrario, che si intitola Raccontare, strategie e tecniche di storytelling. E oggi parleremo con lui da un lato del modo in cui ci stanno raccontando e ci stiamo raccontando la fase di emergenza che stiamo vivendo tutti in queste settimane, e ci chiederemo anche se in qualche modo il racconto, i racconti possono essere uno strumento che ci aiuta. Vediamo se Alessandro si unisce a noi. Non mi sembra che... Proviamo in caso a chiamarlo e facciamo magari una diretta solo telefonica. Che dici? Allora, vi chiedo scusa per questa difficoltà, ma credo che ci sia un problema di connessione. Alessandro ci risponde da Torino. Non vede la diretta, mi dice. Ora lo chiamiamo dal fisso. Alessandro, sei in viva voce e in diretta su Instagram, visto che non siamo riusciti a fare diversamente. Mi senti? E Vi sento. chiedo anche a qualcuno degli amici che ci segue nella diretta se ti sente chiaro e forte. Chiedo la collaborazione di chi ci ascolta, così proseguiamo senza avere il piacere di vederti, ma l'importante è sentire quello che avrai da dirci. Ho detto che tu rispondi da Torino. Intanto, co come stai? Come vanno le cose? Come sta passando questa strana stagione per te? Ma innanzitutto vorrei precisare che il fatto che non mi vediate è tutto a vostro vantaggio, quindi anche talvolta anche i problemi tecnici vengono per salvarci, insomma. Ti Quindi sei voluto sottrarre all'onta di non avere il barbiere a disposizione come il presidente, di la verità. no, è più che altro di non avere il capello a disposizione del barbiere, però lo farei volentieri. In questo periodo ognuno sta dando il meglio di sé. Ieri mi sono messo a suonare la chitarra sul terrazzo di casa mia e i vicini hanno detto che preferivano il virus.
Bene, vedo che l'inimicizia condominiale, come dire, registra elementi di continuità, questo ci rassicura, insomma, non c'è, No, ma io non tutto penso che non cambia. abito in un condominio, abito in un complesso di case indipendenti, quindi anche a 3 chilometri per se arrivano il virus. Senti Alessandro, io ti ho, mentre tu non ci sentivi perché non avevi avuto accesso alla diretta, ti ho velocemente presentato come professore universitario, come saggista, studioso e come autore da ultimo di questo libro che abbiamo fatto insieme, che si intitola Raccontare, su cui ci dilungheremo tra qualche minuto. Prima di coinvolgerti però come studioso e professore di teorie tecniche del racconto, come si chiamava fino a un po' di tempo fa il tuo corso Sì. all'università, ti vorrei coinvolgere nella tua altra veste, cioè nella tua veste da scrittore, perché Alessandro Perissinotto, come molti di voi che ci seguite sapranno, è un autore di fiction, uno scrittore che ha al suo attivo numerosi romanzi. Ne nomino solo due, Alessandro, perdonami per questioni di tempo. Uno è il libro con cui sei arrivato in finale allo Strega, che è Le colpe dei padri. Sei arrivato secondo, ricordo Sì, bene? sono arrivato Quindi anche secondo. con un ottimo piazzamento. E l'altro romanzo che voglio nominare è Il silenzio della collina, l'ultimo che hai pubblicato, vincitore del premio Lattes Grinzane, quindi anche in questo caso hai avuto un importante riconoscimento e per quel poco che può valere è il tuo libro che io ho amato di più, posso dirlo? Non... Ma ti ringrazio molto. Allora, ti chiamo in causa come scrittore, tanto più perché nei tuoi romanzi c'è sempre un ancoramento fortissimo alla realtà. L'ultimo libro che abbiamo appena nominato, ad esempio, prende spunto addirittura da un fatto di cronaca, quindi, come dire, da un dato di dura e cruda realtà. Da scrittore, Alessandro, come stai vivendo questa situazione? Quanto ritieni, come dire, che cambierà un po', l'immaginario anche letterario. C'è un punto di vista, secondo te, proprio di chi fa letteratura? Sicuramente c'è un punto di vista di chi fa letteratura e questo punto di vista in questo momento mi pone degli interrogativi perché come tu dicevi io sono molto affezionato al racconto della realtà, ma il racconto della realtà per forza di cose è un racconto a posteriori, cioè prima le cose accadono, poi tu le racconti. Non è che manchi la proiezione verso il futuro, ma la proiezione verso il futuro consiste essenzialmente nel dire queste cose sono accadute, facciamo che non accadano più se si tratta di fatti di cronaca o. Ma esiste un'altra funzione dello scrittore, che è quella della sentinella, cioè raccontare ciò che è accaduto per fare in modo che il pericolo che ancora non si è manifestato, non bussi alle nostre porte. Io faccio quello come scrittore. In questi giorni mi sono trovato ad ammirare quelli che hanno fatto altro, cioè che hanno immaginato le cose che non sono ancora accadute. E parlo degli scrittori che si occupano di distopia, per esempio. Sto rileggendo Andromeda di Michael Crichton, che come sottotitolo ha La cronaca della prima crisi batteriologica della storia. Ovviamente è una finzione, in quel caso il virus o il batterio arriva dallo spazio, ma le dinamiche di espansione del morbo e delle scelte sbagliate sembrano quelle dei nostri giorni. E poi da affezionato spettatore televisivo, mi sono ricordato di una serie del BBC degli anni 70, che in Italia veniva trasmessa dalla televisione svizzera, si intitolava I sopravvissuti. Io dico solo questo, nella sigla che ancora trovate su YouTube, si vedeva uno scienziato cinese con una provetta in mano, la provetta gli cade e di lì inizia il virus. Ovviamente non voglio supportare tesi complottistiche che dicono che questo virus è stato preparato in laboratorio, ma in quella serie si descriveva esattamente l'espandersi della pandemia. Quindi gli scrittori, gli sceneggiatori, chi inventa storie talvolta ha un ruolo più importante di chi come me le racconta a posteriori.
Tra l'altro, nel tuo libro, e così arriviamo allo storytelling in senso proprio, tu fai riferimento velocemente nella parte finale anche allo storytelling della malattia e ci regali una citazione che io non conoscevo, ti confesso, di un'opera di Virginia Woolf del 1930 in cui la Woolf scriveva: considerato quanto sia comune la malattia, appare davvero strano che la malattia non figuri insieme all'amore, alle battaglie, alla gelosia tra i temi principali della letteratura. Devo dire, letto oggi fa un certo effetto e penso che la letteratura dei tempi a venire, forse nel raccontare il presente, terrà conto anche di questo aspetto che è sempre, come dire, purtroppo al centro delle nostre vite, quando più quando meno. Sì, sicuramente la letteratura lo farà. Quello che noto nello storytelling attuale è che solo negli ultimi giorni si è cominciato a parlare di racconto di malattia, mentre nelle settimane che hanno preparato questa crisi drammatica si parlava soprattutto di racconto della paura. Come se la malattia non fosse la vera ragione per la quale dovevamo avere paura. E solo quando le persone guarite hanno cominciato a raccontare le loro sofferenze, le persone hanno capito che bisognava davvero stare a casa. Quindi questo da un lato ci dà la misura della forza del racconto e del fatto che il racconto rende empatico in senso proprio il rapporto comunicativo, cioè noi cominciamo a capire quanto sia necessario stare a casa quando cominciamo a sentire il racconto di chi ci è passato in mezzo. Mentre prima abbiamo sentito delle affermazioni di un cinismo che faceva rabbrividire anche da parte di governanti che dicevano: ma tanto uccide solo le persone anziane, con quel tanto che era liberatorio, dicendo: ma noi non siamo anziani e quindi. Ma quando si è cominciato a raccontare la sofferenza anche delle persone anziane, che potrebbero essere i nostri genitori, i nostri nonni, o noi stessi, insomma, io mi colloco già in quella categoria lì, cominciamo davvero a capire anche il senso della paura. Senti Alessandro, ti faccio fare un passo indietro per avere, come dire, una cassetta degli attrezzi comune in questa nostra chiacchierata condivisa. All'inizio del tuo libro sul racconto tu dici giustamente che la parola storytelling è una parola che è diventata di moda nei fatti degli ultimi anni e come spesso accade alle parole che diventano di moda si è finito col dimenticare quello che è il suo significato più proprio e tu polemizzi anche con un uso distorto che viene fatto del termine. Vogliamo partire da una definizione condivisa? Cosa intendi, cosa dobbiamo intendere per storytelling? E da lì poi cerchiamo di capire insieme, anche se in parte già ci hai dato qualche chiarimento, qual è stato fin qui il racconto, pubblico, appunto, che, ci siamo sentiti fare sul Covid. Il termine storytelling, ha le sue origini nello studio delle culture orali, dove la narrazione era un veicolo tra i più potenti per la trasmissione delle conoscenze nelle culture orali non alfabetiche. Le nozioni dovevano essere, per così dire, impacchettate dentro un racconto. Altrimenti, se fossero stati solo i dati, noi ce li saremmo persi. I dati noi li ritroviamo bene in forma scritta perché non abbiamo bisogno di memorizzarli, li troviamo lì su tabelle, grafici. Quando invece abbiamo bisogno di memorizzare, il racconto funziona molto bene. Quindi si è cominciato a parlare di storytelling, raccontare storie. Raccontare storie è diventato presto uno strumento per gestire la comunicazione anche di massa e, come sappiamo, sulla comunicazione di massa ci sono molti pregiudizi. La comunicazione di massa inganna, la comunicazione di massa altera la realtà. Cosa dire?
Possiamo negare che la comunicazione di massa inganni? No, certamente, ogni tanto inganna. Possiamo dire che altera la realtà? Beh, sicuramente ogni tanto, ma non è lo storytelling che inganna, se no dovremmo dire che anche la parola inganna, sicuramente, di tanto in tanto la parola inganna. Però qualcuno ha cominciato a usare la parola storytelling come sinonimo di menzogna, altri hanno cominciato a usarla come fenomeno di comunicazione modaiola, sì, facciamo dello storytelling. E quindi tutte le volte che si parla di storytelling ormai si viene guardati come quelli che vogliono raccontare frottole o che vogliono rivestire un nulla comunicativo di una parola alla moda. Storytelling invece copre, se cerchiamo una definizione dobbiamo prendere quella più ampia. Storytelling è il raccontare storie e le storie sono delle successioni di eventi con dei personaggi, non basta che ci sia una successione di eventi. Chiaramente ci accorgiamo che con questa definizione ci sta dentro tutto, dal romanzo al racconto, scusa, c'hai 2 euro che devo andare alla Dispoli, dal cosa hanno fatto i nostri figli a scuola oggi, fino al ciclo dei Nibelunghi, insomma ci sta dentro tutto. Chiaramente una parte di questo storytelling è già stata ampiamente studiata in discipline che si chiamano storia della letteratura, teoria della letteratura, storia del cinema, della poesia. Quando parliamo di storytelling, allora conviene dire, ok, tutto è storytelling, ma noi ci occupiamo di una parte più limitata. Io in questo libro mi sono occupato di tutto ciò che non era letteratura, di tutto ciò che non era cinema, salvo poi affrontare quello nel momento in cui la letteratura incontra qualche cosa che non è proprio, per esempio la cronaca. E allora ho provato a vedere come Gide aveva fatto dello storytelling, come lo fa Emmanuel Carrère. Mi sono preoccupato di vedere cosa succede del racconto della realtà quando arriva a teatro, allora Marco Paolini, Laura Culino, eccetera. Ecco. Quindi la definizione è molto ampia e chiaramente quando ci sono definizioni ampie è onesto dire mi occupo di storytelling in un certo ambito e non totalmente. Grazie Alessandro. Senti, nel libro tu non ti occupi in maniera dedicata e approfondita del racconto che passa dai giornali, o dai mezzi di comunicazione. Ti chiedo, come dire, di spostarci su quest'ambito per una valutazione così condivisa, per delle riflessioni che possiamo fare insieme sul modo in cui si sta facendo informazione. E anticipo un altro tema di cui abbiamo parlato al telefono io e te qualche giorno fa nel preparare questa chiacchierata, che è quello legato al pregiudizio che spesso si intreccia ai racconti. Tu già hai nominato poco fa un pregiudizio molto grave, che è quello che gli psicologi sociali chiamano ageism, no? Cioè il pregiudizio contro le persone anziane. Ma ci sono stati anche alcuni pregiudizi di tipo nazionale, probabilmente buona parte di noi occidentali e anche italiani, al vedere le prime immagini che arrivavano dalla Cina diverse settimane fa, in qualche modo ritenevano che quei fatti ci fossero estranei perché la Cina non siamo noi. E allo stesso modo io personalmente, ma sono curiosa di sapere il tuo parere, sono convinta che nel sottovalutare quello che stava accadendo in Italia da parte di nostri vicini europei, ci sia stato anche un pregiudizio anti-italiano, no? In alcuni casi è venuto fuori in maniera esplicita, in altri casi più sottotraccia. Ci vuoi dire, come dire, da esperto, da studioso, qual è la tua valutazione sui racconti a cui stiamo assistendo noi da parte dei nostri media nazionali e su questo aspetto del pregiudizio che si intreccia all'informazione? Guarda, io partirei da una specie di motto sapienziale che mi ripeteva mia nonna,
beh, lo dico in piemontese perché quella è la lingua madre e poi lo traduco. Mia nonna diceva Valpina meno freidur che un'epidemia in Cina, cioè vale di più un mio raffreddore che un'epidemia in Cina. Questo non lo diceva in maniera egoistica, diceva che però talvolta le persone sono molto focalizzate su piccole tragedie vicine e sottovalutano tragedie lontane, ovviamente come tutti i moti sapienziali ha un certo grado di banalità. Ma esprime bene, secondo me, un concetto che è l'alterità. Noi siamo stati abituati nei secoli ad associare l'alterità alla distanza. Chi è altro è anche distante. E abbiamo commesso, in questo caso, l'errore di continuare a pensare che l'altro sia distante, anche se gli ultimi 100 anni ci hanno dimostrato che l'alterità è a casa nostra, che può esistere un'alterità nelle nostre stesse città. Ma quando parliamo di Cina abbiamo ancora l'idea che sia un mondo altro e che quello che accade in Cina non possa arrivare qui. L'epidemia di Covid-19 ci ha dimostrato che l'alterità non vuol dire distanza e come recitavano negli anni 70 i motti per imparare il cinese, la Cina è vicina. Il pregiudizio ha una funzione apotropaica, allontana il dolore, ci dà l'illusione ovviamente di allontanare il dolore e la paura, per cui noi abbiamo detto, beh, le cose che succedono nelle condizioni di igiene cinesi non possono succedere da noi. Ora, le condizioni cinesi, di igiene cinesi vanno poi viste molto meglio al di là del pregiudizio. La stessa cosa hanno detto quelli del nord Europa pensando noi mediterranei, ma certo queste cose succedono perché gli italiani sono cialtroni, si abbracciano. Questa è una delle tante manifestazioni della stupidità umana che poi, continuando sulla strada dei proverbi, si manifesta con nascondere la testa sotto la sabbia, e la sabbia in questo caso è il pregiudizio. Il racconto degli altri, io nel libro faccio anche riferimento al dizionario dei luoghi comuni di Zola. Quando noi mettiamo delle idee acquisite al servizio del nostro agire, spesso ci procuriamo molti danni. Senti, un tuo giudizio sulle fasi che ci sono state sul racconto pubblico, e scusami, introduco anche un altro elemento, il tuo giudizio sul ruolo che sta avendo, la scienza, parlo scusa in termini molto generici, e, il tentativo di aggrapparci alle certezze dei numeri. Ti anticipo, anche Alessandro, che noi, come forse sai, in queste dirette, lanciamo dei piccoli sondaggi, in vista di questa nostra chiacchierata di oggi. Il sondaggio che abbiamo lanciato, chiedeva se i dati che ci vengono forniti quotidianamente sono utili per la comprensione. Allora, i numeri del nostro sondaggio ovviamente non hanno valenza statistica rilevantissima, appunto, però è interessante scoprire che tra chi ha risposto a questa nostra domanda, l'80% ha affermato che i dati quantitativi, quindi i numeri che quotidianamente ci vengono forniti, non sono utili alla comprensione del problema. Storytelling e certezza, storytelling e scienza, storytelling e numeri, che idea ti sei fatto? C'è stato un cambiamento nel nostro modo di cercare anche le fonti più autorevoli di informazione? Ti sembra che non sia cambiato granché? Qual è il tuo giudizio? Ma sicuramente c'è un grandissimo dibattito sul cosiddetto data journalism, cioè il giornalismo che si basa fortemente su dati numerici. I problemi sono di due ordini diversi, uno concerne lo storytelling e l'altro concerne forse di più i dati. Il primo problema, e credo che sia questo che tutti riscontrano,
è che i dati sono il risultato di un processo e se non capiamo esattamente come sono ottenuti quei dati, non solo quei dati non ci dicono nulla, ma abbiamo anche l'impressione che ci possano mentire. Faccio un esempio per tutti. Se guardiamo i dati in questi giorni del rapporto tra contagiati e morti in Germania, ci accorgiamo che la Germania è un mondo a sé rispetto al resto del mondo. Vado un po' a memoria, mi pare che ieri ci fossero 60.000 contagiati e 470 morti. Ora, tutto sta a vedere, e l'hanno ripetuto in tanti, come consideriamo i morti da Covid-19. Cioè, se diciamo che un novantenne affetto da Covid-19 è morto di vecchiaia e lo escludiamo dal novero, è chiaro che il computo totale scende. Per cui, se non interpretati, quei dati ci fanno pensare, ah, guarda, in Germania hanno delle medicine, butto lì, questo è assolutamente falso, ma è l'idea fasulla che potrebbe venirci in testa. Potremmo dire, in Germania hanno delle medicine che curano e che noi non abbiamo, oppure in Germania hanno talmente tanti ventilatori polmonari che il problema non si pone, oppure, l'avrebbe detto uno con i baffetti qualche decennio fa, la superiorità della razza ariana è evidente, perché i dati, uno con i baffetti, li interpreterebbe anche in quel modo. E qui si associa il discorso del racconto. Poiché i dati sono elaborati in base a certi criteri, dipende da come raccontiamo quei criteri. E credo che tutti siano a conoscenza di quelle specie di barzellette che girano su internet, che mettono in correlazione il numero di volte in cui viene trasmesso in televisione un film con Chuck Norris con il numero di celebrità morte. Certo, volendo troviamo delle correlazioni. Se raccontiamo le correlazioni le troviamo, ma sono fasulle. E poi c'è il discorso dell'empatia del dato. Il dato non è empatico. L'esempio che io faccio sempre ai miei studenti quando cerco di dimostrare l'importanza del raccontare non è l'esempio del Covid, per fortuna, ma l'esempio dell'Olocausto. Nell'Olocausto sono morte 6 milioni di persone. 6 milioni è un dato che ci impressiona a livello mentale, ma che non tocca il nostro cuore. Io ripeto che se noi fossimo in grado di provare, di sommare il dolore per la perdita di una persona, pensiamo a una persona cara, se fossimo in grado di sommarlo o di moltiplicarlo per 6 milioni, credo che il nostro cuore scoppierebbe perché non sopporteremmo una somma di dolore così elevata. Il dato di per sé ci dice poco. Poi leggiamo il diario di Anna Frank e quella sola storia, quel solo storytelling, ci parla del dolore di tutti i 6 milioni di vittime dell'Olocausto. Quindi dato e racconto non sono in antitesi, sono continuamente in rapporto di necessità. Vuoi perché il dato deve essere spiegato attraverso il racconto, vuoi perché il dato deve essere reso empatico attraverso il racconto. Chiarissimo. Senti Alessandro, ti voglio fare un'ultima domanda, in realtà chiedendoti un consiglio. Se tu dovessi dare qualche indicazione, appunto, qualche buon consiglio, qualche esempio di buona pratica, sia agli operatori dell'informazione che hanno un ruolo sempre delicato, in situazioni di emergenza ce l'hanno più delicato che mai, ma aggiungo anche un consiglio a ciascuno di noi, perché in un'età come questa, in cui chiunque contribuisce a fare informazione, banalmente, come dire, girando un tweet, anche al proprio numero esiguo di follower, che però a loro volta continueranno a girarlo e via dicendo, che raccomandazioni daresti? Cioè, quali sono i messaggi che è bene non amplificare? Quali sono gli aspetti, come dire, che possono contribuire attraverso una buona narrazione a una gestione, come dire, più matura, più adulta, meno
inutilmente allarmistica di quanto sta succedendo. Ci sono delle cose da evitare, delle buone pratiche? Ma io comincerei da una buona pratica che si applica sempre, non solo in tempi di emergenza, che è quella di studiare bene il rapporto tra titolo e testo. Quello che talvolta rende virali i racconti fasulli è un titolo accattivante o un titolo allarmistico, spesso un titolo fuorviante. Io ricordo, questa esperienza personale, che per un grande quotidiano scrissi ormai molti anni fa il racconto di una famiglia che aveva perso la figlia per una meningite fulminante e scrisse che la medicina è ancora impotente di fronte a certe malattie. Quindi andai controcorrente rispetto al normale racconto sulla mala sanità, perché non si era trattato di mala sanità, si era trattato di un evento che non si poteva evitare. L'articolo mi fu pubblicato esattamente come io l'avevo scritto, ma il titolista come titolo mise Quando il medico sbaglia. E il titolo contraddiceva completamente l'articolo. Certo, quel titolo lì, amplificato, fa poi una circolazione totalmente fasulla delle notizie. Pensate al ruolo che hanno le rassegne stampa televisive o su internet, che sono fatte di soli titoli. Quando un titolo non rispecchia la realtà per inseguire un presunto interesse del lettore per lo scandalo o per la sciagura, fa un oltraggio ben maggiore rispetto a quanto potrebbe fare un singolo articolo, perché il titolo circola molto di più dell'articolo. E poi le raccomandazioni sul racconto sui social sono quelle solite: verificare le fonti, non veicolare notizie delle quali noi non possiamo essere giudici attraverso le nostre competenze, diffidare di tutti i messaggi che iniziano o finiscono con fate girare, dillo a tutti gli amici, normalmente quelle sono notizie fasulle. E poi, e concludo su questo, riconoscere con umiltà i limiti della nostra conoscenza. Se c'è una notizia di vera rilevanza sanitaria, sarà l'Organizzazione Mondiale della Sanità a diffonderla. Tutte le notizie che sembrano andare contro quello che l'OMS diffonde probabilmente sono false, perché il geometra del catasto, il professore di lettere dell'università o l'imbianchino dovrebbero saperne più dell'OMS. E allora, se io sono un professore di lettere o di letteratura, quale io sono, o un geometra, un imbianchino, devo avere il sano senso di realismo di dire io di sanità non capisco niente e non faccio circolare delle cose Beh, di cui non capisco. diciamo Alessandro che tra i mille aspetti negativi, tragici di questa fase, speriamo almeno che rimanga come dato positivo e come risultato che ci troveremo anche quando tutto sarà finito, un ritrovato rispetto per le competenze che mi pare negli ultimi anni si era un pochino, no? Questo di sicuro. Direi che è il momento. Senti Alessandro, prima di salutarti, intanto chiedo alle persone che ancora con grande pazienza ci stanno seguendo, e dico pazienza perché è un po' più complicato, appunto, sentire solo la tua voce, se ci sono curiosità, domande, leggo tra i lettori, una persona scrive, ma è un'esortazione, non è una domanda, più prevenzione, ovviamente rilanciamo, questo è un buon consiglio che ovviamente va sempre dato e condiviso. Mentre vediamo se c'è qualche domanda per te, ti chiedo un consiglio che chiediamo a tutti gli ospiti di Casa La Terza in queste nostre chiacchierate, c'è cioè un consiglio di lettura completamente libero, c'è qualcosa che o stai leggendo tu in questo momento o così ti sembra interessante
proporre in questa fase particolare, sia un classico sia un libro. Alcuni titoli ce li hai già nominati in apertura nel settore della fantascienza e della distopia, ma c'è un libro in particolare che ti viene in mente, che ci vuoi suggerire? Beh, vi faccio alcune proposte molto poco, di cose che variamente si possono trovare in questi giorni. Andromeda, come vi dicevo, di Crichton, secondo me è un libro, ripeto, non è un capolavoro, non è un classico, però, accidenti, ti fa proprio dire, ma allora l'immaginazione ha una sua funzione. Poi mi viene da dire invece, a proposito di storytelling, Philippe Delerme, forse qualcuno se lo ricorda, aveva avuto un enorme successo negli anni 90 con la prima sorsata di birra e altri piccoli piaceri della vita, e ha continuato per tutta la sua carriera a scrivere piccoli raccontini dedicati al piacere, ma mai banali, mai quelle cose da dire, ah, pensa alla salute, no, il piacere dei primi raggi di sole a marzo. Allora, in questo periodo, se non siete impegnatissimi in altra lettura, un raccontino ogni tanto, trovate gli ebook, trovate i libri, trovate anche qualche pillola qua e là in rete, un raccontino ogni tanto di Philippe Delerme per iniziare a pensare al dopo e non al dopo della crisi, per pensare al dopo, come lo vorremmo a partire dai piccoli piaceri della vita. Vi dico solo l'autore, poi di libri ce ne sono tanti di Delerme. Grazie Alessandro, mi sembra un bel regalo. Io approfitto per ricordare a chi ci segue e ci seguirà poi anche quando questa chiacchierata passerà anche in altri canali. Intanto che in quasi tutte le città d'Italia molte librerie, che come sapete purtroppo sono chiuse per via dell'emergenza, si sono attrezzate per effettuare dei servizi di consegna a domicilio dei libri e per quanto potete, come dire, cercate di sostenere e aiutare i librai in questo momento. Ovviamente festeggeremo quando le librerie riapriranno e festeggeremo mille altre cose, speriamo tra poche settimane. Nel frattempo vi ricordo anche che moltissimi editori, direi tutti, hanno anche una disponibilità ricchissima di titoli in formato elettronico, per cui ecco, non smettiamo di leggere in questa fase in cui c'è bisogno più che mai di contenuti di tutti i tipi. Senti Alessandro, prima dei saluti, semplicemente così riporto alcune delle curiosità che sono arrivate da chi ci segue. C'è una persona che ci chiede se c'è una narrazione globale e questo è un punto interessante e un'altra persona ci chiede se ci sono delle buone regole dell'ascolto, cioè come mettersi correttamente in ascolto. In parte l'hai già detto prima, in realtà, perlomeno sull'aspetto dei giornali. Se velocemente ci vuoi dare una risposta anche a questo e poi ci Sì, salutiamo. parto dalla seconda, cioè l'ascolto è l'aspetto fondamentale di molte attività di storytelling. Tu prima citavi il racconto della malattia di Virginia Woolf, io nel libro accenno anche brevemente alla medicina narrativa. La medicina narrativa parte dall'ascolto del paziente, non è una medicina magica, cioè non è che con le storie uno faccia passare il cancro, tanto per intenderci, ma provare ad ascoltare il paziente o da pazienti provare ad ascoltare altri pazienti che hanno già superato la fase, può essere molto utile. L'ascolto e la
ringrazio, mi scuso ancora con tutti per questo disguido, che però dovrebbe farci riflettere su quello che si chiama digital divide, cioè differenza, e in questo caso il digital divide si manifesta tra il centro di Torino e la periferia. Io abito a 80 metri dal cartello Torino, ma qui la banda larga non è ancora arrivata. Eccoci, ora ci scrivono che si risente. Alessandro, nel salutarvi, stava dicendo che un ulteriore tema che sta emergendo con forza è quello del digital divide, che non riguarda solo paesi lontanissimi da noi rispetto a quello che succede qui, ma il digital divide, ci diceva Alessandro, si registra anche tra il centro di Torino e una zona più residenziale, meno centrale della stessa città. Va bene, avremo modo di parlare anche di questo in un'altra occasione, perché sennò apriremmo a un altro tema importante che necessiterebbe di molto tempo. Io ti ringrazio molto, Alessandro, ringrazio le persone che ci hanno seguito in questa strana diretta, che è stata un po' podcast e un po' diretta Instagram, e vi ricordo che i nostri appuntamenti delle 12 continuano. Domani ci sarà qui in casa editrice Anna Gianluca, che è la nostra direttrice editoriale, e a chiacchierare con lei ci sarà Stefano Mancuso, che è autore per noi da ultimo della Nazione delle Piante, biologo di fama internazionale. Credo che la chiacchierata verterà su quanto dobbiamo al scarso rispetto che abbiamo avuto per il nostro pianeta, quello che poi appunto è successo. E ascoltateli, comunque, insomma, sarà interessante e stimolante sentire anche che cosa ha da dire uno scienziato su quello che stiamo vivendo. Alessandro, grazie ancora. Grazie a tutti voi. E ricordo il tuo libro. Eccolo qui, raccontare, strategie tecniche di storytelling. Continuate a leggere, ne abbiamo tutti bisogno. Grazie, a domani. Grazie a tutti voi, a presto.